È possibile far spesa senza pagare in denaro? Grazie al progetto Emporio di Parma è possibile dare un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà. Una rete che ha l'obiettivo di contrastare la povertà con un programma che prevede un aiuto di una durata massima di 12 mesi, con proroga di altri 6 per i nuclei familiari che non riescono ad uscire dalla soglia di povertà. Un progetto del volontariato che è partito 4 anni fa, nel 2010, è partito con i fondi del COGE, i fondi del volontariato della Regione Emilia-Romagna. La spesa a punti è l'innovazione di questo progetto, le famiglie ricevono un aiuto alimentare, quindi la risposta al bisogno primario, con una tessera che viene attivata dopo una selezione, un colloquio di accoglienza, selezione in base all'ISE, quindi condizione economica della famiglia e la disoccupazione. 30 nuove famiglie ogni settimana di media presentano qui richiesta d'aiuto, ad oggi ne abbiamo accolte in 4 anni 2.550. Diversi sono i fornitori e i canali in cui i prodotti arrivano qui al market per il sostegno alimentare. Il canale principale è il canale delle donazioni dirette dalle aziende, le tradizionali giacenze di magazzino, i ritiri diretti alla grande distribuzione, Metro Parma, il social market, il prodotto fresco ancora buono, ancora edibile, ma prossimo alla scadenza. Una rete che si basa sul lavoro dei volontari e che ha raggiunto un buonissimo risultato, 1,5 milioni di euro di generi alimentari distribuiti, a fronte di poco più di 100.000 euro di costi di mantenimento della struttura. Sono Gianluca, sono un volontario dell'Emporio. Io mi occupo, quando arrivano i prodotti che ci vengono donati dalle ditte, la confezioniamo e la mettiamo direttamente nei nostri scaffali. Controlliamo sempre la scadenza e dopo ci diamo un punteggio. 6 milioni di poveri attualmente in Italia, a Parma la crisi, uno dei territori più ricchi d'Italia, la crisi ha generato 16.000 disoccupati. La condizione di centinaia di famiglie che oggi davvero fanno davvero molta fatica a tirare avanti, non solo nella ricerca del cibo, ma nel pagamento delle utenze, dell'affitto. Qui a Parma abbiamo famiglie di 72 paesi diversi. È cresciuta in modo considerevole anche la quota degli italiani, soprattutto nell'ultimo anno siamo oltre il 30%. È davvero il mondo, la mondialità, famiglie che avevano raggiunto dopo una permanenza media di oltre 10 anni in Italia un buon livello di benessere, che oggi si ritrovano in un tragico gioco dell'oca a ripartire da zero, dover ricostruire magari con i figli nati qui in seconda generazione che frequentano le nostre scuole, dover ridisegnare e in qualche modo ricomporre la loro vita. Per certi versi sono, cioè, degli eroi del nostro tempo, persone non solo in povertà, ma persone che cercano di combattere oggi contro le forze storiche ed economiche.